Salve ragazzi, qui American Shadow con Half-Life. Nella precedente parte avevamo indossato solo la tuta e avevamo perso tempo su quel dannatissimo treno. Ed eravamo rimasti qui. Aspettiamo che arrivi questa specie di ascensore. Comunque questo personaggio vola, è Superman. Oh! Lo so, ho fatto una stupidaggine. Riprendiamo di nuovo l'ascensore. Forza! Presto! Siamo quasi arrivati. Non penso dobbiamo arrivare fino giù. Sì, infatti. Ehi, salve ragazzi. Come state? Ora non posso essere disturbato. Sono tutti uguali queste persone in questo gioco. Ehi, stupida guardia, apri. Vieni a trovarmi più tardi, ti offro una birra. Non sono un ubriacone. Caricamento, ok. Salve. Salve. Ah, Gordon, eccola Com'è? qui. Abbiamo appena inviato il campione nella camera di collaudo. Abbiamo spinto lo spettrometro antimassa al 105%. È un po' un azzardo, ma abbiamo bisogno di una risoluzione extra. Questo sembra Einstein. L'amministratore preme perché si riesca a fornire un'analisi completa del campione odierno. Credo che la cosa gli stia davvero a cuore. La stanno aspettando, Gordon, nella stanza di collaudo. Certo, adesso vado. Non siate impazienti. Accesso negato. Perché accesso negato? Fatemi passare. Control room. Forse ho sbagliato strada. Vediamo. Control room, Tesla patches. Forse devo usare le scale. Riproviamo ad andare. Non possiamo farlo dopo. Spiacente, signore, devo stare al mio posto. Sì, tu rimani anche lì. Apri la porta. La stanza di collo. Ah, ecco, adesso è aperto. La situazione sta per diventare critica. Cosa diavolo sta accadendo se non sta Beh, tanto per cominciare non deve andare così. Forza, sono pronto. Tesla. Forza. Temo che oggi devieremo un po' dalle procedure di analisi standard, Gordon. Sì, ma per una Accesso buona ragione. negato. Questa è un'opportunità rara per noi. Questo è il campione più puro che abbiamo mai visto. E potenzialmente più instabile. Oh, se seguirà le procedure di inserimento standard andrà tutto bene. Non so come tu possa dire una cosa simile. Anche se ammetto che la possibilità che si verifichi una risonanza cascata sia estremamente. Belli. Gordon non ha bisogno di sentire queste cose. È un professionista perfettamente Sì, addestrato. infatti. Abbiamo assicurato Taci tu. all'amministratore che nulla andrà storto. Ah, sì. Avete ragione. Stai a Gordon, sentire abbiamo Einstein. completamente fiducia in voi. Bene, vado avanti. Facciamolo entrare ora. Certo, Einstein, hai ragione tu. Forza, muoviti. Non ho tempo da perdere qui. Per favore, lasciatemi in pace fino a dopo l'esperimento.
Accesso negato. Ma voi non dovevate essere nella camera di collaudo mezz'ora fa? Accesso negato. Ecco qui. Adesso. Computer? No? Scale? Roba? Sembra tutto a posto. Bene, Gordon. La sua tuta dovrebbe starle abbastanza comoda durante tutto l'esperimento. Il campione le verrà consegnato fra pochi istanti. Se foste così gentile da salire ad accendere i motori, potremmo portare lo spettrometro antimassa all'80% e mantenerlo stabile fino all'arrivo del contenitore. Ok. Qui. Gordon, non mi sentite? Salite e accendete i rotori, per favore. Un attimo. Ma com'è impaziente. Ecco qui. Molto bene. Lo prenderemo da qui. Accensione degli emettitori di fase 1. 3, 2, 1. Vedo andamenti a fase prevedibile. Stadio 2, attivazione emettitori. Ora! Gordon, non possiamo sapere per quanto tempo il sistema funzionerà a questi livelli e quanto ci vorrà per la lettura dei dati. Per favore, faccia più in fretta che può e inserisca il contenitore nel portello di analisi. Condensatori superiori al 105%. Non è un problema, ma sto notando una piccola discrepanza nel... Sequenza di sostegno. Mi hanno appena informato che il campione è pronto. Potrebbe arrivarle in qualsiasi momento. Controlli il sistema di consegna. Alieni. E com'è? Come state? Conseguenze impreviste. Ops, ho distrutto tutto. Io me ne vado. Non so se... Ops. Adesso? Oh, Einstein, cosa stai facendo? Bene ragazzi, questa seconda parte termina qui.
Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, lasciate un commento ed iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!